Alla partenza la prima serie dei 50 farfalla assoluti femmine. In corsia 1 De Eugenio Stefania, polo disabili Fabriano Mirasole. In corsia 2 ha partecipato a Tokyo 2020 Scortechini Alessia, Circolo Canottieri Aniene. In corsia 3 Albicini Cristina, Verona Swimming Team. In corsia 4 Pettinella Marina, Pol Bresciana No Frontiere. In corsia 5 Berra Alessia, Pola Varese, così come lei ha partecipato a Tokyo 2020. In corsia 6 Rabolini Martina, GS Dil Non Vedenti Milano. In corsia 7 Giulia Terfi, Fiamme Azzurre Pola Varese. In corsia 8 Agostini Irene, Aspea Padova Onlus. Nella serie appena partita sono 4 le atlete che hanno preso parte alla spedizione azzurra a Tokyo 2020. In corsia 2 Alessia Scortechini, terza classificata nei 100 farfalla, Alessia Berra in corsia 5, seconda nei 100 farfalle, Giulia Terfi in corsia 7, terza nei 50 farfalla, sempre a Tokyo 2020. 10 metri alla conclusione della prima serie dei 50 farfalla al femminile, che vede Alessia Scortechini 30 e 33, davanti ad Alessia Berra 30 e 37, Giulia Terzi 34 e 64. Come sempre attendiamo la conclusione della serie. Se confermata, Giulia Terfi in corsia 7 con il tempo di 34 e 64. Stabilisce il nuovo record del mondo, attendiamo quindi la conferma da parte del giudice arbitro. Qualche istante ancora di attesa. Alla partenza la serie numero 2 dei 100 rana assoluti maschi. In corsia 1 Geri Riccardo Pavia Nuoto. In corsia 2 Di Luca Raffaele Vicente, gruppo sportivo paralimpico difesa. In corsia 3 Fagioli Lorenzo, polisportiva comunale Riccione. In corsia 4 Longo Gian Vittorio, SDUS Acli Arvaglia Nuoto Lamezia. In corsia 5 Ronzoni Karim, Silvia Tremolada. In corsia 6 resta Massimo, ILF Sport Bologna. In corsia 7 Bertini Tommaso, Toscana Disabili Sport. In corsia 8 Zampetti Enrico, Pol Disabili Fabriano Mirasole.
Massimo Resta 42,70 dopo 50 metri di gara, Lorenzo Fagioli 46,89, Gian Vittorio Longo 48,91. I tempi a metà gara. L'atleta della DLF Sport Bologna è al comando di questa serie, in corsia 6, chiude in 1:31,92, tempo ufficioso. Lorenzo Fagioli 1:39,21. Segue Gian Vittorio Longo 1:47,34, come sempre tempi ufficiosi. Stefania De Eugenio, Paul Di Sabato, Fabriano Mirasole con il tempo di 1:15,02. Prima classificata campionessa italiana assoluta Giulia Terzi, Fiamme Azzurre, Pola Varese, che con il tempo di 34,64 stabilisce il nuovo record del mondo. Complimenti a Giulia Terzi, con lei sul podio Stefania De Eugenio. Premiazione 50 farfalla femmine classe SI 5, secondo classificato Enrico Zampetti, Pol Disabili Fabriano Mirasole con il tempo di 2:36,45. Primo classificato campione italiano assoluto Riccardo Geri, Pavia Nuoto con il tempo di 1:55,60. Thank you.
Tutti gli atleti che devono essere premiati sono cortesemente invitati a raggiungere...